Dalle impronte digitali agli elementi di dattiloscopia, ospite d'eccezione dell'Open Day del Liceo Fermi di Sulmona è stata la Polizia Scientifica di Roma, che ha lasciato a bocca aperta docenti, famiglie e alunni nei laboratori allestito al primo piano del liceo. Insieme al personale del locale posto di segnalamento e documentazione del commissariato di polizia di Sulmona, la scientifica di Roma ha illustrato, con tanto di slide e strumenti a disposizione, tutte le tecniche che vengono utilizzate nei sopralluoghi sulla scena del crimine. L'intervento della Polizia di Stato è stato l'elemento di assoluta novità di una giornata dedicata all'orientamento che è riuscita sotto tutti i punti di vista. Centinaia di persone si sono riversate nelle aule e nei laboratori del liceo, stracolmi di gente. A guidare gli alunni è stata la professoressa Luigia Sant'Angelo, che quest'anno ha curato il progetto dedicato all'orientamento. Un nucleo di alta specializzazione soprattutto sugli indirizzi matematici, logici, scientifici e di scienze. Questo naturalmente è una caratteristica storica che ha avuto delle modifiche attraverso le norme, ma ancora più di ieri il liceo scientifico si caratterizza per questa dimensione. Questa scuola ha però optato per mantenere viva una tradizione nell'area umanistica, perché noi riteniamo che la nostra storia, le nostre tradizioni, i saperi che hanno poi fondato la nostra nazione debbano essere le basi per poter costruire la cittadinanza attiva. E quando ha rimarcato il dirigente scolastico Massimo Di Paolo, ricordando che l'intero Polo Fermi si fonda sulla multiculturalità e anche sull'attenzione ai bisogni educativi speciali. Sicuramente questo ambiente, l'aggregazione che c'è fra ragazzi, diciamo, è un ambiente davvero familiare, accogliente. Beh, sicuramente è una preparazione molto ampia per quanto riguarda tutto quello che è il mondo del sapere, e soprattutto anche attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, quella che è un po' l'esperienza lavorativa e quello che ci aspetta usciti dal liceo. Nel corso dell'Open Day non sono mancati gli incontri con la redazione di Perbole, il giornale del liceo scientifico curato dagli studenti, il laboratorio di Simulimpresa, momenti dedicati all'arte, all'educazione motoria e alla fisica.